Gianni Colacione dal 39esimo congresso di Partito Radicale Transnazionale. Siamo in compagnia di Vincenzo Rinaldi, gli chiediamo come gli sembra questa seconda parte del congresso, del 39esimo congresso del Partito Radicale. Sì, mi sembra molto migliore della prima, anche la prima è stata molto bella, ma questa qui è stata, diciamo così, bellissima, perché si vede che la gente si era preparata prima e quindi tutte queste persone che sono intervenute già sapevano in anticipo del loro intervento e quindi è stato molto chiaro, molto semplice e adatto al tema. Ci sono stati contributi stranieri molto interessanti? Sì, alcuni contributi sono stati veramente interessantissimi. Io sono rimasto deluso perché quando sono venuto avevo sentito per radio che ci sarebbe stata questa volta la traduzione in esperanto, che per me è una cosa, diciamo, vitale per i giovani, non per me, perché io lo conosco pochissimo, ho i libri, però non è che possa, però l'ho sempre, diciamo così, in questi 30 anni in cui sono stato iscritto, ho sempre portato avanti il discorso della lingua internazionale, specialmente per i giovani, perché oggi loro hanno uno strumento bellissimo, importantissimo, che è la rete, che noi non avevamo a quei tempi, e quindi loro possono contattare tutto il mondo. È importante che l'Europa porti avanti il discorso dell'esperanto per bypassare tutti questi media, che sanno benissimo che noi stiamo portando avanti un discorso importantissimo, però non ci danno spazio per i grandi egoismi che sono oggi, diciamo così, nel mondo, questi grandi egoismi di persone. Facciamo un esempio: un ambasciatore, mio figlio doveva essere ambasciatore, mio nipote doveva essere ambasciatore, eccetera, eccetera. E così in tutti questi rappresentanti che abbiamo in giro per il mondo sono pochissimi quelli che i popoli scelgono per rappresentarli, e poi una volta che li hanno scelti questa rappresentazione si perde negli egoismi personali, nel buon mestiere, nei soldi che ricevono e non rispondono alle persone che gli hanno. Quindi io penso che l'1-2 sarebbe proprio la rete e la lingua, dove tutti possono parlare allo stesso livello, specialmente i giovani, che è una cosa bellissima. Allora dice: c'è l'inglese, va bene, l'inglese. Io nel 1960 ero in Inghilterra, io ho conosciuto Bertrand Russell, che facevano le dimostrazioni, si sedevano sulla piazza a Trafalgar Square, la polizia arrivava, li portava via, e 17 mesi di Inghilterra, quindi l'inglese lo conosco molto bene, in un certo senso. Il mio professore d'inglese diceva: oggi, in questo momento, questa settimana si usa dire così, che significa che non è una lingua che noi possiamo incatenare, perché oggi stesso sorgono più di 1.000-2.000 vocaboli nuovi in America, in Australia, dappertutto, e quindi gli inglesi stessi non conoscono la loro lingua, la parlano differentemente. Come possiamo usare l'inglese, che poi è una lingua madre, si sta distruggendo e sta distruggendo le altre lingue, mentre l'esperanto è una cosa eccezionale, sia per quello che l'ha inventata apposta, per la speranza, per l'umanità, perché in questa globalizzazione, quando noi non parliamo più egoisticamente ma altruisticamente, nel senso che la nostra coscienza, a prescindere dalla religione che noi predichiamo, ma è la nostra coscienza che ci dice quello che dobbiamo dire, quello che dobbiamo esprimere, cioè la cosiddetta verità, il cosiddetto satyagraha, cioè aderire alla verità, significa praticamente che la coscienza è unica, cioè i corpi sono differenti, le nazioni sono differenti, gli uomini sono differenti, però la coscienza di ognuno di noi è la stessa, e quando noi aderiamo alla coscienza e la esprimiamo attraverso una lingua paritariamente con qualsiasi, noi veramente stiamo facendo qualcosa per il mondo, e questo mondo in questo momento molto grave
non sa che sta su un treno che sta andando a tutta velocità contro una montagna. Quindi è ora che si vada avanti, si dia spazio ai giovani, i giovani capiscano. E io sono anche a favore, diciamo così, che nelle scuole non si insegni religione, non perché io sia ateo. Per esempio Giuseppe Mazzini era, diciamo così, un anticlericale, ma era un grande spiritualista, quindi dal punto di vista della conoscenza spirituale era un grande, infatti l'ha dimostrato in tutte le sue azioni. Io vorrei dire che per esempio egoismo significa solamente che tutto il mondo mi renda felice, e altruismo significa che io renda felice tutto il mondo, e questo io penso sia la nostra bandiera come Partito Radicale. Grazie a te Vincenzo, e ti auguriamo un buon congresso. Anche a voi. Grazie. Ciao.